Buongiorno a tutti, benvenuti al Festival degli Scrittori, Premio Von Rezzori. È un piacere essere di nuovo quest'anno in questo balcone che ha visto passare alcuni dei più bei nomi della letteratura contemporanea. E benvenuto a Tom McCarthy, autore di C, uno dei finalisti del Premio Von Rezzori, qui alla mia sinistra, insieme alla nostra meravigliosa traduttrice, altra presenza del balcone che mi fa molto piacere ogni anno ritrovare, e alla mia destra Chiara Valerio, giunta ora da Roma, una delle scrittrici italiane più raffinate, reduce da un romanzo stupendo, avremo anche occasione poi di presentare, e credo anche un'accoppiata adatta con Tom McCarthy in quanto autrice che ha toccato, sia pure in modo molto diverso, i temi della scienza e li ha messi in contatto con la letteratura, interpretandoli come filtri attraverso cui guardare il mondo. E C di Tom McCarthy è un libro eccellente che mi è anche quasi spiaciuto aver dovuto leggere così velocemente perché dovevo finirlo in tempo per oggi. È un libro anche piuttosto lungo, ma di questo diremo dopo. Anzi, poi io inviterò soprattutto Chiara, visto che qua è nostra ospite, io faccio più gli onori di casa a conversare con Tom. E invece con Tom ci siamo messi d'accordo per fare una piccola, piccolissima lettura. Poi, se c'è tempo, ne faremo una seconda. È davvero una frasetta. E visto che il pubblico è per lo più di lingua italiana, però il romanzo invece è stato scritto in lingua inglese, Tom lo leggerà, dopodiché io leggerò la versione tradotta da Anna Mioni, edita da Bompiani. So the Machine Gun. Questo per contestualizzare è un pezzo molto breve della parte centrale del libro in cui il protagonista si trova a diventare un cadetto di aviazione durante la Prima Guerra Mondiale, ma nuovamente anche la pratica della guerra aerea diventa un modo per lui per applicare i suoi filtri del tutto particolari all'interpretazione della realtà intorno a lui. Quindi la parte centrale del libro si potrebbe dire, semplificando, che è la parte più classica, ma in cui invece poi le strutture e le suggestioni postmodernistiche, qui nella bandella viene citato Pynchon, e in effetti da un lato c'è Pynchon, dall'altro io ho visto Thomas Mann nel passare da un sanatorio alla Prima Guerra Mondiale, quasi un iter classico della letteratura. There's more man than Pynchon. Più man But Pynchon too. Are you speaking to this one? Yes. Yeah. So, let me start by saying it's very nice to be here, and thanks for your hospitality. And I'm particularly happy to see my Italian translator, Anna Mioni, in the audience. If this book is good in Italian, it's largely because of her. Sono veramente contenta di essere qua. E vi ringrazio tutti di questa meravigliosa ospitalità e mi fa un enorme piacere vedere la mia traduttrice Anna Mioni nel pubblico. Se questo libro è qua, è grazie ad Anna. Serge is it also makes sense to read this passage because you mentioned Mann and Pynchon, but the main influence here is an Italian one, Marinetti. È molto interessante che Vanni tu abbia parlato dell'influenza di Pynchon e anche poi di Thomas Mann, ma in questo pezzo l'influenza forse è un'influenza italiana ed è Marinetti. I also found, ho anche trovato, questa cosa succede sempre, scusa, no, because I always start after whilst speaking English. Ho anche trovato D'Annunzio nell'idea di guidare aerei da guerra mentre si è strafatti di eroina, un concetto mi sembra molto D'Annunziano. Fantastic Italians, absolutely, yeah, absolutely, yeah. So, his instructor is called Langefeld, and he has crossed eyes. You just need to know that. Si chiama Langefeld e ha gli occhi storti. By mid-May, they're firing live rounds out of Lewis guns. The guns have ALDIS sights, harmonized for deflection. Serge likes the way the reticules grid space up when he looks through them, but finds that he can perform their main task on his own.
The trick is to point the gun not where the target is right now, but to discern its line of movement as it travels through your vision and to run that on into the space in front of it, shooting there instead. Serge develops a knack of splitting his gaze in two, locking the line with one eye while the other slides ahead, setting up camp in the spot at which a successful hit happens, and thus bringing this event to pass. He experiences a strange sense of intermission each time he does this, as though he'd somehow inflated or hollowed out a stretch of time, found room to move around inside it. It occurs to him that perhaps doing this is what made Langevelt's eyes go off kilter, and wonders if his own eyes look like the lieutenant's when he shoots. A metà maggio ormai sparano proiettili veri da mitragliatrici Lewis. Le mitragliatrici hanno un mirino Aldis armonizzato per il mutamento di direzione. A Serge piace il modo in cui i reticoli dividono lo spazio in una griglia quando ci guarda attraverso, ma vede che riesce a svolgere il loro compito principale per conto proprio. Il trucco è non puntare la mitragliatrice dove è adesso l'obiettivo, ma discernere la sua linea di movimento mentre gli attraversa la vista e proiettarla in avanti nello spazio, sparando in quel punto. Serge sviluppa il talento di scindere lo sguardo in due, tenendo un occhio fisso sulla linea mentre l'altro scorre in avanti, accampandosi nel punto in cui accade un colpo andato a segno, e quindi facendo sì che quell'evento si realizzi. Ogni volta che ci riesce, prova una strana sensazione di sospensione, come se avesse in qualche modo gonfiato o scavato un tratto di tempo, trovando lo spazio per muoversi al suo interno. Gli viene in mente che forse Langevelt è diventato strabico proprio con quella pratica e si chiede se quando spara i suoi occhi sembrano quelli del tenente. Questo brano, vorrei aggiungere brevissimamente, che è molto significativo perché ci sono già visibili due dei temi forti di questo romanzo: il tema della percezione che crea il mondo e anche il tema del rapporto fra spazio e tempo, ammesso che siano due cose distanti. Questo è un libro che a me è piaciuto molto proprio perché tutti i suoi collegamenti sono simbolici. Basta pensare anche alla seta che comincia con i bachi e poi la ritroviamo con i paracadute, piuttosto che narrativi. Ma dato che Chiara Valerio ha scritto un libro che può davvero essere accostato a C nel suo utilizzo della matematica come sistema simbolico che poi diventa sistema percettivo e conseguentemente anche letterario, essendo all'interno di un romanzo, io chiedo a Chiara, la cui sensibilità è senz'altro vicino a quella di Tom, di introdurre questo C o sì. Grazie a tutti, è sempre bello trovarsi su questa balconata a parlare di libri, che sono la cosa in assoluto, anzi della lettura dei libri, che è la cosa in assoluto di più che mi interessa nella vita. Sulla percezione, anzi sulla mia lettura del romanzo, del magnifico romanzo di Tom McCarthy, C, va subito detta una cosa, che ovviamente, mentre prima cercavo come una gruppi di comunicare a Tom quali fossero diciamo le mie quale fosse la mia ricostruzione della storia di Serge attraverso, diciamo, la sua infanzia in campagna fino al ritorno, diciamo, in campagna dopo il passaggio di eroinomane futurista letto prima da Vanni e da Tom medesimo, va detto che io pensavo che Tom McCarthy fosse un appassionato scienziato, avesse fatto studi assolutamente tecnici, avesse cioè imparato, come spesso succede in chi studia scienze esatte, come il linguaggio simbolico sia più adatto, diciamo, per cercare di scomporre la realtà invece di cercare di comprenderla o di giudicarla. Si scompone, si ricompone, ed è in questo spazio di ricomposizione sta il racconto. Nel pezzo letto c'è anche un'altra caratteristica molto, molto, diciamo, avvincente del romanzo di McCarthy, ed è questa griglia. Serge è una persona che automaticamente, quando guarda il mondo viene diviso in sottoquadrati. Nella divisione del mondo in una griglia, quello che succede è che lui può ragionare per fattori di scala. Il fattore di scala è quella cosa che ti permette di vedere le cose grandi o piccole, di ridimensionare oppure di creare il mito.
Che cosa succede? Che in effetti il romanzo di McCarthy comincia come una ricostruzione di mitologia classica in epoca tardo-vittoriana, alla fine del XIX secolo. Se tuttavia il mito classico si fondava su cose che avevano a che fare, erano molto correlate con il corpo, con gli umori del corpo e con la religione, quando McCarthy ricostruisce questa, questa dimensione, questa mitologia assoluta in epoca tardo-vittoriana, la ricostruisce in maniera wireless. Cioè lui prende che cosa? Prende una di quelle storie che girano molto e che in parte sono vere, cioè di tutti quegli inventori a cui Marconi ha fregato il brevetto del, del telegrafo. Adesso il telegrafo nasce simbolicamente e strutturalmente con l'idea di una rete, cioè una rete attraverso la quale passano i segnali. Per farvi capire che cosa intendo per ricostruzione mitica, ho preso un pezzo in cui McCarthy riscrive le parche e c'ha a che fare ancora con i bachi da seta. Li devi uccidere, se no strappano il filo quando escono, parla dei bachi. La donna si acciglia, sa che Sophie aveva detto qualcos'altro, sgancia il rocchetto appena avvolto, lo dà a Serge e gli dice di portarlo nella sala della torcitura. Lì lui e Sophie trovano tre donne, a vari metri di distanza, le une dalle altre. La prima che avvolge insieme i singoli fili, la seconda che fila l'organzino ritorto lungo la stanza, la terza che lo taglia quando raggiunge una certa lunghezza. Tutto il romanzo, per quella cosa strana delle griglie, che penso che tutti avete fatto le scuole medie, una scuola media in cui ancora vi permettevano di fare le griglie a quadrati sui disegni e di aumentare o diminuire il fattore di scala. Ecco, Tom McCarthy è in grado di diminuire e aumentare il fattore di scala solamente con le parole, senza fare null'altro. Le sole parole e il patchwork abilissimo, colto e nel contempo creativo che fa di tutti i libri degli altri che sono qui dentro, da Pynchon e Mann citati da Santoni a Marinetti, i nostri Marinetti e D'Annunzio, fa sì che questo libro immediatamente sembri quello, funzioni come un altro oggetto scientifico e molto diffuso nelle case di tutti, come un caleidoscopio. Tu ci guardi attraverso e la storia di Serge si ricompone. Serge è un grande personaggio, per tanti motivi. La mia, diciamo, tutto aver pensato questa cosa a partire dalla scienza del romanzo di McCarthy ha fatto sì che io pensassi che lui pure avesse fatto studi scientifici. Invece la fortuna è stata che una parte della storia si svolgeva appunto in quell'intervallo di scienza inglese che era sovrapponibile assolutamente alla psicologia, alla ricerca dei fantasmi, a quando la tecnica diventa cioè evocazione di qualcosa che è morto. E perché c'è qualcuno che muore in questo libro. E la prima domanda che volevo fare a Tom McCartney è se sempre l'infanzia finisce quando uno capisce che l'amore umano non impedisce all'essere amato di morire. I didn't know childhood ended. I thought childhood never ended. I thought we just move backwards. I mean, some people describe C as a Bildungsroman, you know, a novel of development and formation, but I think it's the exact opposite. It's a deformation novel, an Unbildungsroman. I mean, Serge regresses. He doesn't progress, he regresses. He crashes through a series of grids, each of which kind of repeats the next. So his childhood grid, you know, is repeated by the war, which is repeated by the seances in London, and then repeated by the death culture of ancient Egypt. I mean, it's just all these death cults that he's crashing through in this. I mean, he's a classical Freudian. I mean, the very name Serge is taken from the name of the wolfman, Sergei Pankejev. Yeah, he crashes through these grids in a kind of death drive, a drive towards his origin, which would be infancy and infantile sexuality, and would also be kind of a point around death. Puoi dargli quel microfono per dopo? Intanto io traduco, così c'ho uno io e uno lui. Oh, okay. You afterwards, can you speak in that?
Non sapevo che l'infanzia finisce, davvero finisce l'infanzia? Non lo so. A volte qualcuno ha descritto il mio libro come un Bildungsroman, un romanzo di formazione. Io invece lo descriverei piuttosto come un romanzo di deformazione. E in fondo Serge, il personaggio principale, regredisce e cade attraverso le griglie, i fili delle griglie che ha costruito, parte dall'infanzia e poi ci sono tutte queste ripetizioni che arrivano alla guerra, alla morte, alla cultura della morte, al culto della morte, e in fondo è un personaggio freudiano classico. Il nome stesso viene dall'uomo lupo, dal Wolfman, dall'uomo che era lupo di Freud, che si chiamava Sergei, appunto. Ed è un desiderio di morte, di ritornare alle origini, alla sessualità infantile e tutto questo. Quindi, per rispondere all'inizio, ma l'infanzia finisce? Sì, ovviamente cambia, non finisce. Childhood doesn't end, it changes. No, sì, yes. Cambia. No, pensando ci sono delle cose, ovviamente ognuno legge i libri con una cronologia che è data dai libri che ha letto prima, quindi quando io ho cominciato a leggere Cidi Tom McCartney, che comincia in campagna dove c'è un laghetto, dove c'è il bambino che finisce nel laghetto, dove ci sono delle persone che studiano e altre invece che badano alla casa, ovviamente mi sono ritrovata dentro tra un atto e l'altro di Virginia Woolf, e quindi mi sono detta: in questo laghetto ci saranno i fantasmi? Ci saranno i fantasmi? La cameriera penserà che è un fantasma di una persona e la signora del castello penserà che invece è il fantasma di una pecora? Cosa cambierà? Che cosa succede però? Che pensando a Virginia Woolf e pensando a quello che adesso ha detto Tom McCarthy, penso che in effetti quando Tom dice che è un romanzo di deformazione, penso che abbia a che fare con il fatto che in questo romanzo c'è una concezione del tempo che non è un tempo orizzontale. Il tempo orizzontale chiaramente evolve, c'è un passato, c'è un presente e c'è un futuro, quindi prosegue. E invece c'è un'altra visione del tempo che per esempio è tipica di Woolf, che è una visione del tempo verticale. Cioè dove ci sono delle scene, la stessa scena che si ripete in varie parti dello spazio, ma è sempre la stessa, e quindi confonde il tempo, e il tempo si impila. In questo senso il romanzo di Tom McCarthy ha un tempo verticale. Adesso, se per un matematico o uno scienziato è naturale pensare in maniera cartesiana, se lei non la chiama cartesiana, come la chiama questo modo di vedere il tempo? Viconian. It's Italian. Again, it comes directly from Giambattista Vico via Joyce, right? So one of the hugely important things about Joyce is that he abandons the linear model of time, and he discovers Vico, and he discovers the ricorso, which doesn't just mean repetition, it means like reenactment. You know, history moves in a kind of spring, so the same comes back, but differently, you know, and with increased self-consciousness. So, you know, Joyce's disciple Beckett then gives us plays in which a set of repetitions are happening, but the characters are all aware of the repetitions, so they're kind of reenactments rather than repetitions. But I think this is a much more compelling way for me of thinking about narrative time and cultural time as well. I mean, you know, this is what culture has been doing since the Renaissance, just you know, auto-archiving itself, digging up its own crypt, you know, kind of in this zombie cannibalistic kind of orgy. And this is a much more productive way about thinking about cultural time and cultural production, you know, what we do as artists. But I'll stop and let you just Vico, Giambattista Vico.
Quindi di nuovo una origine italiana, i corsi e i ricorsi del tempo. E Joyce abbandona questa continuità lineare del tempo, quello che tu dicevi orizzontale, e il ricorso del tempo è qualcosa di più che una semplice ripetizione, è un riagire del fatto, della storia, e ogni volta che la storia ritorna in modo leggermente diversa. E Beckett nelle sue commedie appunto aveva più che ripetizioni, gli eventi che si ripetevano si ripetevano in modo nuovo, ricorrevano, agivano per così dire. Ed è una questione del tempo narrativo, che però è anche il tempo culturale, che in un certo senso si autoarchivia e poi va anche a scavare come per tirar fuori archeologicamente se stessa e i suoi resti, per così dire. E siamo di nuovo in un aspetto di zombie, ma anche di cannibalismo, ci cannibalizziamo i nostri resti. È un modo diverso, ma molto più produttivo, di guardare agli avvenimenti. Senti, prima Chiara ha proposto questa immagine del caleidoscopio, che trovo molto centrata anche per il modo in cui funziona un caleidoscopio. Un caleidoscopio contiene tanti pezzettini che poi muovendosi si spostano in posizione, e gli specchi danno origine a molte diverse configurazioni. E ugualmente qui ci sono tanti elementi simbolici che tornano appunto in un movimento ricorsivo e che però poi tornano in diverse posizioni e in diverse relazioni simboliche. Soltanto che i caleidoscopi contengono tanti bei vetrini e stelline colorate, mentre il caleidoscopio di Tom McCarthy contiene insetti, membrane, seta, veleni, umori, polveri chimiche, droghe, cavi, trasmettitori, fusibili, gingilli tecnologici, tanti elementi anatomici, tant'è che prima di giungere a questa metafora del caleidoscopio avevo pensato alla Wunderkammer, d'accordo? Una sorta di stanza, come se fosse una stanza delle meraviglie, che in più caleidoscopicamente effettivamente si muove e si riconfigura. E quasi che ci fossero tutta una serie di questioni prettamente estetiche, prima ancora che narrative, che Tom voleva affrontare, cioè una ossessione con determinate immagini e figure. Quindi ti chiedo se questo è vero, e poi questo mi porta alla vera domanda, che si ricollega a quello che ci siamo detti prima. E tu hai lavorato col mondo dell'arte, addirittura hai debuttato col mondo dell'arte, perché il tuo primo libro è uscito solo nei circuiti artistici e venduto addirittura nei bookshop dei musei e non nelle librerie. E la domanda dunque è se stiamo andando verso un mondo in cui un romanzo sopra un certo livello di complessità, sopra un certo livello di raffinatezza, non potendosi più autosostenere con il mercato librario, deve trovare cittadinanza invece nel mondo della cosiddetta arte contemporanea. That's a lot of questions. Un sacco di domande sono queste. C was my first novel was rejected by all the main presses and published by an art press. C was published by, you know, Knopf in the US, Cape in the UK, Bompiani here. I mean, these are you know, major presses. Having said that, it does look like a historical novel, and I think this helped a lot. You know, it's not a historical novel, it's about new media and empire, but it looks like a historical novel. Devo, sì, è vero, confesso, il mio primo romanzo fu proprio rifiutato da tutte le case editrici, ma questo sì, è stato pubblicato invece da Knopf e da Bompiani in Italia, insomma da grandi case editrici. Penso che parte della spiegazione sia che può sembrare un romanzo storico, per quello l'hanno pubblicato. In effetti non è un romanzo storico, è un romanzo che parla dei nuovi media e tutto il resto. But I originally had the idea for this novel when I was doing an art project at the Institute of Contemporary Arts
in London, which involved setting up a radio station in a tribute to, well, whatever, a reprise, a reenactment, a ricorso of Jean Cocteau's film Orphée, where he reworks the myth of Orpheus and Eurydice through the radio. So Orpheus picks up messages, lines of poetry on his car radio, and these are beautiful lines, and he publishes them, and they're transmitted by a dead poet. And this is, so the passageway to death is the radio. And Cocteau got the idea from during World War II, the British intelligence services were broadcasting secret messages to the résistance in the form of poem code over the radio. So there's this relationship between, you know, poetry, literature, technology, death, a political landscape of occupation and resistance. And in Cocteau's film, desire, love, because death is a princess who loves Orphée and is seducing him. So I was kind of fascinated with this set of relations and thought this Cocteau has understood something really essential about literature. But it was in an art space where I could set up a radio station and have 30 assistants remixing other media. But the idea for the novel kind of came from there. So, you know, for me, the art world has been a very fertile literary space. But then when you make a book that looks like a book, you know, I still come back to the more kind of conventional networks of distribution or whatever. È vero, l'idea di questo libro mi venne mentre stavo lavorando a stavo facendo un'opera d'arte, un'installazione artistica per la ICA, per l'Istituto dell'Arte Contemporanea in Inghilterra. Stavo costruendo una stazione radio e lì in questa stazione radio volevo fare un ricorso, lui dice, un rimettere in scena l'Orphée di Cocteau. E l'Orphée di Cocteau si svolge tutto attraverso una radio dove Orfeo riceve dei messaggi sulla l'autoradio della sua macchina, che sono dei messaggi, delle poesie scritte da un poeta morto, insomma c'è la morte, e con tutti questi messaggi di poesia che arrivano attraverso l'etere, attraverso le onde della radio. E Cocteau si era ispirato alla verità storica durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i servizi segreti britannici trasmettevano le proprie comunicazioni alla resistenza francese attraverso le trasmissioni radio, e tutte in versi, quindi i messaggi erano codificati in poesia. Ecco, tutto questo era interessantissimo per me, perché era un mondo di relazioni che partiva dalla poesia e la letteratura, inglobava la tecnologia ma anche la morte, il tutto inquadrato in un paesaggio politico, la resistenza, e in Cocteau anche il desiderio della morta, di rintracciare l'amata morta. Io credo che Cocteau in questo ci abbia detto qualcosa di assolutamente essenziale sulla letteratura. E io, mentre ero lì a lavorare all'installazione di questa radio, di questa stazione radio alla mostra dell'ICA, ho riflettuto molto su tutto questo, e chiaro che poi ho scritto un libro, che è un'altra forma artistica, ma l'arte concreta è stata molto fertile, molto proficua nel darmi le idee. Chiaramente, diciamo, rispetto ai mezzi di comunicazione, la radio è quello che più somiglia alla letteratura, perché la radio, la letteratura fa una cosa principale: la letteratura evoca i fantasmi, cioè attraverso la parola riporta in vita i morti, fa questo esattamente. La radio fa sì che le persone non percepiscano la distanza fisica, non percepiscono la differenza tra una persona che c'è o non c'è, perché tutto sommato c'è la voce. Quindi la radio evoca i fantasmi. Inoltre, siccome poi tutti sentono le voci attraverso la radio, uno non si sente nemmeno pazzo. In febbraio è uscito un libro, un saggio per Feltrinelli di Massimo Scotti, che si chiamava Storia dei fantasmi, e Massimo Scotti ricostruisce come e quanto i fantasmi nell'Inghilterra tardo vittoriana, con le sedute spiritiche e la ricerca di riportare in vita i morti,
vada e avanzi di pari passo con la scoperta dei segnali, con la, sì, la scoperta che i segnali viaggiano, diciamo, non più nell'etere lumifero, ma nell'aria, quindi trasmettono. Adesso, la prima domanda che volevo fare a Tom McCarthy è che cosa cerca di evocare lui quando scrive, perché lui parla di desiderio, parla di Cocteau, parla delle poesie. I messaggi in questo libro sono crittografati, diciamo, sui giornali invece, negli annunci sentimentali. Quindi qual è la prima cosa che evoca quando scrive? La seconda, e se dovesse scegliere un solo riferimento culturale, il primo rispetto alla scrittura di questo libro, che scrittore sarebbe? E se sarebbe uno scrittore? For this book, the first reference would be Cocteau or Fay. I mean, as a writer, generally it would be Joyce, but probably every writer would say that. So. per questo libro, il primo riferimento sarebbe chiaramente Cocteau e Lord Fay. In generale, per me, il primo riferimento è Joyce, ma penso che lo è per molti scrittori. but to answer your question, what am I trying to say, maybe? I mean, I'm not trying to say anything. I just want to let, I mean, this goes back to the kaleidoscope question. I mean, I'm just trying to let, you know, language speak and sound loud and echo and mutate and, you know. I mean, in a way, the radio is a good metaphor or model for me because it's the audio equivalent of a kaleidoscope. You have sounds mutating each other, you have echoes, repetitions, and all the voices are dead. Even if they're alive, they're dead. so this is a perfect kind of model of what it is to write. It's not really to express yourself, it's to let the ghost speak. There's a beautiful passage by Kafka where he says exactly this, much better than I'm saying it. He says, look at the dictaphone, look at the telephone, look at the typewriter, the ghosts are speaking. Tu mi hai chiesto che cosa sto cercando di evocare, ma non sto cercando di evocare, di dire niente, ma per ritornare al kaleidoscopio di cui si parlava prima, io sto cercando semplicemente di fornire un linguaggio che poi che parli, che abbia un suono, che abbia delle eco, che muti, che cambi. E la radio è la metafora perfetta di questo, perché anche la radio è l'equivalente audio del caleidoscopio. Anche la radio ha le eco, ha le mutazioni, e per radio tutte le voci sono voci morte, anche se le persone sono vive. È un modello per la scrittura. C'è un bellissimo passaggio di Kafka in cui lui dice che tutti gli strumenti della tecnologia moderna, il telefono, il dettafono, eccetera, sono tutti mezzi tramite i quali i fantasmi o i morti ci parlano. Allora facciamo una riflessione ulteriore su questa cosa. Il romanzo dell'Ottocento è un romanzo o di stanze chiuse o di campi di battaglia, perché tu devi vedere le persone. Il romanzo del Novecento è un romanzo di anticamera, cioè il lettore resta fuori dalla stanza nella quale si svolge la scena. Ci sono il telefono, ci sono i telegrafi, non c'è bisogno che le persone abbiano ontologia dal punto di vista della vista, che abbiano ontologia perché basta sentirli. Adesso che le voci possono essere riprodotte e conservate e nemmeno devono esistere le persone, quale sarà lo spazio del romanzo? Dove sarà seduto il lettore? What do you think? It's a good question. It's a very good question. I don't know the answer. No,
penso questa cosa, siccome tu parli di desiderio, penso che quello che costruisce una storia è il desiderio di chi legge. Però dove lo facciamo sedere? Yeah. Questo devi dire tu. I love this. I mean, maybe the question is like, where is the subject in a novel? This is Roland Barthes stuff, but it's important. I mean, where is the subject? Where is the subject who writes? And where is the subject who reads? You know, does the writer write first and then the reader read later? I mean, sure, in the most literal sense, but actually it's much more complex than that. There's a million fragmented acts of reading and writing. Think of a play like Hamlet. I mean, everyone is. It's if we want to understand what's going on with Edward Snowden and the NSA, we should read Hamlet. It's about data surveillance, people reading, people writing, people switching letters. I mean, there are a million acts of reading and writing, and the one thing there isn't in that play is a subject, right? A hero. Hamlet is not even a self. He's just this kaleidoscope of fragmenting cultural codes. This is an exemplary work of literature. I mean, we'd call it postmodern if it had been written more recently. And I think, you know, this is always the case. Where is the writer? Where is the reader? Where is the space in which these kind of subjectivities coalesce and deform? I mean, does the internet change that? I don't think it fundamentally changes it. I think it creates a new set of stages for these networks to play out on, but I think the networks are older. I think the networks were always at play, and they're complex. That's going to be very difficult to get through, but then I'll try. Questione, stiamo parlando del soggetto del romanzo, stiamo parlando del lettore. Sono domande alla Roland Barthes. Che cosa viene prima, lo scrittore e il suo desiderio di scrivere, o il lettore e il suo desiderio? O viene prima lo scrittore, il suo desiderio di scrivere, oppure il lettore, il suo desiderio di leggere? Sono le infinite discussioni alla Roland Barthes queste. Prendi per esempio l'Amleto. Oggi, se vogliamo capire la storia di Edward Snowden, basta andare a rileggere l'Amleto. C'era già tutto in Amleto, c'era questa lo spionaggio dei dati, quella che come si dice, surveillance dei dati, tutto in Amleto, tutto viene letto, poi scritto, tutto bigliettini e messaggi e segnali di comunicazione. Non esiste un eroe nell'Amleto, è un caleidoscopio anche quello. L'Amleto, se fosse stato scritto più recentemente, sarebbe stato chiamato un'opera postmoderna. L'internet ha cambiato tutto questo? Io non credo, perché le reti, questo tipo di cosa, c'è sempre stato. Leggendo C, si ha anche una certa nostalgia di un'epoca che noi neanche abbiamo conosciuto e che quindi è necessariamente una nostalgia, io direi, estetizzante. Un'epoca che è quella dei primi del Novecento, ma che in realtà è cominciata un po' prima. La prima data che si vede in C è il 1911, il bambino lì avrà 6 anni, quindi il libro tecnicamente inizia nel 1905. E siamo in quella fase, cominciata già alla fine dell'Ottocento, in cui c'era una sterminata fiducia nella tecnologia, in cui la tecnologia era qualcosa che poteva tutto, proprio perché ogni giorno c'erano nuove scoperte, addirittura c'erano anche parascienze, e in C del resto c'è a un certo punto anche la seduta spiritica, c'era una tale fiducia nella scienza che anche le scienze inventate avevano cittadinanza. E oggi si sta decisamente uscendo da questa fase, forse è stata la bomba atomica o chi vuole vederci le camere a gas a far finire, questa fiducia utopica nella tecnologia. E credo lo dimostri anche il fatto che oggi in libreria lo scaffale della fantascienza si è pian piano tramutato in quello del fantasy, e ormai davvero ci sono solo 2 o 3 classici. Quindi ti volevo chiedere se per certi versi ci è anche un romanzo nostalgico di un'epoca in cui la tecnologia era e poteva essere solo buona.
I mean, there's a writer, an American professor I was reading when I was thinking about this book, called Lawrence Rickels, who writes very beautifully about technology and psychoanalysis and Kafka and Thomas Mann, and his formulation is that basically the technological media are a huge death cult and always have been. They're a crypt. Mourning is actually a media event, and all media is about mourning and melancholia. And this is, I think he's right. At the same time, you know, you're right. Yes, there's a huge exuberance towards technology in this period, and this is where Marinetti comes in. I mean, he writes beautifully and very problematically. We know his politics, but the kind of drive and ecstasy that he vests in machinery is incredibly kind of compelling and opens up lots of aesthetic possibilities and political possibilities for the left as well as the right. And yes, there is a degree of nostalgia in the novel. I mean, it ends in 1922, you know, which is the year of The Wasteland, Virginia Woolf's, Joyce. I mean, it's the annus mirabilis of modernism, and this is very kind of deliberate. But I don't know if it's a nostalgia or a kind of zombie archaeology. You know, I want to open the crypts, let the ghosts out again, but not to kind of bring them back to life, but to let them do a bit of zombie carnage in the present. Ho letto un articolo, un lavoro di un professore americano che si chiama Rickles, nel periodo in cui stavo lavorando a questo libro. E lui parla appunto della tecnologia, la collega alla psicanalisi, parla molto anche di Kafka, di Mann, e lui dice che tutto ciò che è tecnologia in fondo è una specie di culto della morte, è una specie di adorazione della morte, e che anche per esempio lui dice che tutta la tecnologia è mediatica, e però anche ciò che ha a che fare con il culto della morte è mediatico. Il lutto, per esempio, lui dice, è una questione mediatica, è una questione di comunicare. Quello che dici tu è perfettamente giusto. C'era in quel periodo una esuberanza, e l'esuberanza a favore di tutto ciò che era la tecnologia, e naturalmente qui mi riferisco a Marinetti. Marinetti scrive in una maniera bellissima questa sua estasi di fronte alle macchine e alla tecnologia, io la trovo straordinario. È vero che ha degli aspetti problematici Marinetti per noi oggi, perché apriva delle visioni estetiche ma anche delle visioni politiche, ma le visioni politiche sarebbero potute andare sia a sinistra che a destra, in fondo, quel tipo di esuberanza. E poi l'anno straordinario è il 1922, che è l'anno della Wasteland, non mi ricordo mai come si chiama, Terra Desolata. È l'anno di Ulisse, di Joyce, di Virginia Woolf, insomma è l'anno in cui finisce. E come ho detto prima, forse quello che mi interessava è questo aspetto dell'archeologia degli zombie, cioè siamo alla ricerca, scaviamo per trovare questi fantasmi. L'ultima domanda che volevo fare a Tom McCarthy, c'è una cosa che mi ha molto colpito in questo libro e che ha a che fare con quello con cui abbiamo cominciato, sul problema col quale abbiamo cominciato a riflettere io e Vanni su questo libro, cioè sui fattori di scala, sulle griglie. Ed è un gioco che il Serge fa con la sorella, ed è una specie di, si chiama il Landlord Game, una specie di Monopoly, che loro prima giocano sulle classiche tabelle da Monopoly. A un certo punto questi ragazzini sono così abituati ad avere a che fare, a barattare, a evocare cose che non hanno corpo né hanno posizione, che cominciano a giocare senza più le pedine e senza più la mappa nel giardino di casa, e sopra c'hanno questa specie di pergolato di telegrafo che oggettivamente li spara tutti quanti in un mondo di etere. Quindi sono bambini che crescono e si abituano al mondo di etere.
Dopo questa pomposa premessa, volevo chiedere a Tom McCarthy che giochi faceva da bambino. That game they play is basically Monopoly. It's an early version of Monopoly. And then they learn it, they stop playing it with a board and they play it around their garden and they say, well, this is this property, and they move around. And then they know the topography of the landscape so well, they don't even need that. They play it in the attic when it's raining, while they listen to old records of particularly one of a dead German child called Rainer, like Rilke. Rainer speaking lines from Shakespeare, from The Tempest, Caliban, talking about the air is full of noises and sounds and strange airs. Yeah, I mean, he could be describing radio. So there's all these kind of pilings up. But yeah, basically they've internalized. There's a lot of eating in this book, a lot of internalizing of ingesting and incest as well. I mean, in a way, after the sister dies, who he loves. I mean, the whole book is a love story between a boy and his dead sister, you know, who he's more or less eaten. I mean, he's kind of consumed her. And I discovered that the term melancholia, I mean, now we think of it as a spiritual condition. But in the medieval times, Agamben writes about this. In the medieval times, melachole means black bile. It just meant black stuff in your stomach. It was felt you had consumed too much world, and there was a kind of world, a phenomenological blockage, you know. I'm not answering your question at all. I played games like that when I was a child without the incest. Io vorrei chiedere. Aspetta, se ci sono... devo tradurre questo pezzo qua. Sto a sentire. Sì, era una forma di Monopoli che stavano giocando a una forma di Monopoli. E poi vanno a giocare in giardino e dicono questo pezzo del giardino è la via tal dei tali, e poi non hanno più neanche bisogno della topografia del giardino. E quando piove giocano nella soffitta e lo giocano senza avere niente. E giocano mentre ascoltano i dischi di una cantante morta che recita i versi della Tempesta di Shakespeare pronunciati da Caliban, non so come si dice in italiano, Caliban, specialmente il brano in cui lui parla dei rumori nell'aria, eccetera. Quindi siamo sempre di nuovo lì alla radio e loro hanno, questi ragazzi, hanno internalizzato, hanno ingerito, hanno mangiato queste regole. In fondo tutto è una storia di ingestione, ma anche di incesto, perché è una storia d'amore di un ragazzo e l'amore che sente per la sua sorella morta. E l'altra cosa interessante è questa parola della malinconia, che malinconia, ed è stato Agamben a farmelo notare, viene originariamente nel Medioevo dalle parole che significano bile nera, quindi si riferiscono a una persona che ha consumato troppo mondo, ha consumato troppo ed ha questa massa nera al suo interno. There's a play that doesn't translate into Italian, perhaps on the name Serge, because in English a surge is also like when there's too much electricity, it will explode the computer, the microphone, the, you know, and there's that sense as well of too much world is surging through him. E il nome del ragazzo, del protagonista, che è Serge, in inglese ha anche un gioco di parole, perché la parola inglese surge, che è quasi uguale in pronuncia, significa un aumento enorme, una crescita enorme, ecco. Sì, se ci sono domande dal pubblico, il pubblico è invitato a farle. Se non ci sono, abbiamo comunque preparato con Tom un'altra lettura. Use the mic. So I just wanted to return to an earlier point that you mentioned about Kafka and just the whole subject of death.
And looking at literature as a kind of way of communing with the dead. So I was just have a question about your writing process, and I was curious if when you're writing, you yourself sort of feel haunted by the things that you're discovering, if in a sense you feel like you're navigating into an unknown to kind of dig up a constellation of associations. Yes, very much. I mean, most of the writing process in me is just reading and literally stripping. I mean, stealing, you know, or like Frankenstein, you know, taking body parts and putting them together into a new monster, you know. I mean, it's about, yeah, stripping and ingesting and constellating, as you say, you know, constellating a set of kind of comings together or associations and references that are working, you know, back across time, that you know, that suggest new kind of constellatings. Yeah, I mean, as you say, yeah, for sure. La domanda era una domanda sul suo processo di scrittura e dice sì, è proprio così. Mentre scrivo io sto leggendo, ma sto rubando da altri scrittori. A volte mi sento un po' come Frankenstein che prende pezzi di corpo vari per costruire un nuovo mostro mettendo insieme tutti i corpi, ed è la parola che ha usato la persona che ha fatto la domanda: creare costellazioni, creare nuove costellazioni. E lo faccio con le associazioni diverse, i riferimenti, e creo in continuazione una nuova costellazione. Che dici, facciamo in tempo? No. A leggere il pezzo? Sì, sì. Va, allora, sì. So let's read the one with the monocle. Was it here? A kind of clicking sound. Indeed. Okay, so... So Serge is early in the book. He's entering his mother's silk making workshop, where there are many insects, and that word insect gets misspelt later and mutates into kind of incest. Anyhow, he enters the room. A kind of clicking sound pervades the air, a fidgety, unsatisfying, low-level chafe. It doesn't seem to be the laying moths who are making it. It's coming from the far side of the room, from a large pit. Serge walks over to this, kneels beside it, and sees something he's not paid much attention to on previous visits to the room. Walled in by wooden planks, scores of white moths are coupling. Some are crawling around, their antennae twitching as they seek out partners. Some are bumping blindly into one another, wrestling a little before moving on, but most are slotted into other moths. The males crouch over the females, thorax stacked above thorax, wings resting over wings. Once rejoined, they frot around, vibrating as though trying to unhook themselves again or to travel somewhere in this new formation. Serge reaches in and prods a couple with his finger. The stack of legs and wings topples to its side and separates, leaving each half to stagger around in circles before beginning the slow process of reassembly. Once they've managed this, Serge scoops them up into his palm and, raising his hand into the air, says, "You can do it, Orville and Wilbur." He's thinking of the Wright brothers and who are trying to invent the aeroplane. Anche del traduttore che Tom ha avuto la cortesia di fare, visto che noi li conosciamo come fratelli Wright, ma penso che in Italia il fatto che si chiamavano Orville e Wilbur non lo sappia nessuno, io non lo sapevo almeno. L'aria è satura di una specie di ticchettio, uno sfregamento nervoso, sordo, inappagato. Non sembra che provenga dalle farfalle che depongono le uova. Arriva da una buca all'estremità opposta della stanza. Serge si avvicina, si inginocchia lì a fianco e nota qualcosa a cui non ha mai prestato particolare attenzione. Murate tra assi di legno, decine di farfalle bianche si accoppiano.
Alcune strisciano, con le antenne che si muovono a scatti alla ricerca di un compagno. Alcune saltano alla cieca addosso alle altre e lottano un po' tra loro prima di andarsene, ma la maggior parte sono infilate dentro altre farfalle. I maschi si rannicchiano sulle femmine, torace su torace, ali su ali. Una volta congiunte, si strofinano una contro l'altra, vibrando, come se stessero cercando di sganciarsi un'altra volta o di spostarsi da qualche parte con quella nuova formazione. Serge infila una mano dentro e ne tormenta un paio con il dito. La catasta di zampe e ali si ribalta su un lato e si divide, lasciando ciascuna metà barcollare in tondo prima di cominciare la lenta procedura di riunione. Una volta che ci sono riuscite, Serge le tira su nel palmo e, sollevando la mano in aria, dice: «Potete farcela, Orwell e Wilbur». Tom McCarthy, sì o C? Anna Mioni, la traduzione che abbiamo appena letto. Chiara Valerio. Grazie a tutti.